di essere a uomo dopo canestro segnato, però anche loro continuano ad alternare difese. Gara molto più aperta tatticamente della maggior parte di gare NBA, che dei tiri all'idea di poter vincere un titolo. Intanto ogni volta che tira i tiri liberi c'è sempre Minnesota, che mi sembra veramente in un momento di grande ispirazione. Rakočević si butta dentro, non l'idea del frato prima, allora marca lì fra 3 secondi, arriva. E effettivamente arriva mentre ancora c'è il rebus, Van Essel per Rakočević, scarico per Walt Williams. Esatto, proprio l'ultima cosa che bisognerebbe guardare per valutare il suo impatto. Infatti, oltre alle scelte di Finlay nella partita squadra, Serbia ha cassato il primo tiro dal campo in precedenza, qua ha armato bene la mano di un bel tiratore. Certo che però senza Garnett cambiano molto bene in transizione. Qua andiamo a rivedere la consueta mano sinistra di Van Exel, che manda fuori tempo due difensori. Sta a trovare Nesterovic, stavolta esita un po' e la Franz perfeziona il recupero. Novinsky per Van Exel, per Mesh a tutta velocità, cerca e trova il per il tiro sputtato dal ferro. Bel rimbalzo di Novinsky, questa volta contro Nesterovic. Apertura per Van Exel, doppio playmaker ormai fisso sostanzialmente per Nelson. Tiro di Novinsky, ovvero sia Mark Cuban, che indossa la sua idea meravigliosa. Cioè, qual è l'idea meravigliosa? La maglia da foot, angolo del tabellone, e come faccia a scavalcarlo in quella maniera lo sa solo lui. Qui intanto perso Novinsky, e poi effettivamente Nash dal palleggio ancora una volta in slalom. Sembra Hot Rod Handley, sembra preso da un film degli anni 60 e portato di peso. Esatto, parliamone, anche perché se siete stati a Minneapolis a gennaio sapete che non sapete nemmeno. Novinsky, da questo punto di vista, scherma o non scherma, dovrebbe fare dei progressi. Poi vi spiegherò perché ho detto scherma. Lakers Dallas, scusatemi, Lakers Sacco. Effettivamente schifo non fa da questo punto di vista. Furto di Michael File, che poi sbaglia, arriva Van Exel, deviazione. Occhio a Bambuse Gensvinter, però trap a metà campo contro Rakočević, 2 Dallas. E probabilmente anche un fallo di Rakočević ai danni di Mike. Dallas intanto va in vantaggio, 4 lunghezze per i Mavs e il possesso di palla, ultimi 11 minuti di partita. Wally Serbia che ha accoppiato con Van Exel, che di massima sente di poter attaccare dal palleggio. Anche questo non è il botto in tutto, e nel secondo tempo 8 su 12 con tiri a basso. Palla in post medio, movimento imperiale, ma il tiro gli esce, altro rimbalzo di Novinsky, apertura per Van Exel, arriva rimorchio dopo aver preso il rimbalzo, si concede per andare in vantaggio di 3 punti. Non si può chiamare timeout perché evidentemente non ne hanno più i